come è iniziata l'avventura con il tiro a volo? Ma io ho iniziato a praticare questo sport perché lo praticava mio padre, quindi i sabati e le domeniche, a forza di andare sui campi di tiro con lui, mi è presa questa passione. Da lì piano piano sono andata avanti. È iniziato tutto per caso. Provai una volta ad avvicinarmi in pedana, c'era una gara amatoriale, partecipai e fu amore a prima vista. L'emozione più grande che ti ha regalato questa disciplina? Beh, indubbiamente non posso dire la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Io non ho vinto, mi manca ancora vittorie importanti come mondiali, vincere una prova di Coppa del Mondo. Questa medaglia comunque delle Olimpiadi penso mi resterà sempre dentro, e quindi il prossimo obiettivo per le prossime gare è quello di ripropormi ai massimi livelli. Sicuramente la personalizzazione della disciplina, cioè vuol dire come io interpreto questa disciplina e riesco ad ottenere i miei risultati. Non emulo nessuno e nessuno riesce ad emulare me, questa è la circostanza, perché io do un'interpretazione a questa disciplina che mi soddisfa. So io come rompere, quando rompere il piattello, e lo porto avanti fino a fine gara, e questo è quello che mi dà più soddisfazione. Cosa ti è rimasto dell'esperienza alle Olimpiadi di Pechino? Ma sicuramente il fatto di aver fatto la gara, aver al seguito la mia famiglia, aver potuto festeggiare con loro là, è una cosa che ricorderò per sempre. Mi è rimasto tutto, qualsiasi istante vissuto a Pechino, dal primo giorno in cui sono arrivato fino al giorno in cui sono partito. È un'emozione talmente grande, sarebbe stata comunque una grande emozione pur non avendo fatto medaglia, perché quanti possono vantarsi di aver partecipato a un'Olimpiade? E quali sono i desideri dopo un'esperienza così importante? Ma i desideri sono tanti, comunque la voglia di riproporsi c'è, ho ripreso gli allenamenti, fra 15 giorni parto per la prima prova di Coppa del Mondo, quindi il desiderio è di, insomma, potermi impegnare sempre al massimo e gareggiare ai massimi livelli. Sicuramente c'è sempre la voglia e lo stimolo di andare avanti, non è assolutamente un punto di arrivo, ma è sicuramente un punto di partenza. È un continuo rimettersi in gioco, nel senso che adesso abbiamo fatto dei grandi risultati, bisogna confermarli anche in futuro, e la sfida più grande è riuscire a confermarli in futuro. L'obiettivo primario è Londra 2012 e si lavorerà per arrivarci nel miglior modo possibile.